Live Social. Ben ritrovati cari amici ascoltatori di Live Social e Radio Roma Capitale per un'altra storia ai nostri microfoni. Oggi andiamo a parlare di geologia, lo faremo con una professoressa universitaria di Roma 3, ma prima vi voglio ricordare il nostro hashtag storie. Mi raccomando, cercatelo sul web, sui social, mettete un bel like alle nostre pagine, condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto molto utili ed interessanti. Come detto, andiamo a parlare di geologia e lo facciamo con un insegnante di geologia. Do il benvenuto alla professoressa Sveva Corrado dell'Università degli Studi Roma 3. Buongiorno. Ciao Sveva, grazie di essere con noi. Allora Sveva, con te vogliamo chiaramente raccontare un po' ai nostri ascoltatori come si insegna al giorno d'oggi la geologia, materia di cui non tutti sanno tutto, parliamoci francamente, ma che secondo me riveste ancora di più alla luce delle ultime situazioni che si stanno verificando anche nel mondo un ruolo direi importantissimo. Sveva, ci racconti un po' quello che è il tuo percorso professionale, quello che hai fatto nella tua carriera e come sei arrivata alla cattedra di Roma 3. Allora, io ho cominciato tanti anni fa, nell'88, e prima di entrare all'università ho lavorato parecchio anche nell'industria privata, in particolare mi occupavo di energia non rinnovabile, qualcosa di nominabile oggi. E poi però ho capito che la mia strada era quella di dividermi fra ricerca e insegnamento, perché io amo moltissimo i giovani, amo moltissimo comunicare quello che so e mi occupo anche moltissimo di divulgazione scientifica, e quindi niente, ho seguito l'iter classico per cui ho fatto tutto il mio percorso attraverso il dottorato di ricerca, il postdottorato, poi il concorso per entrare nello staff di Roma 3, e ho cominciato a insegnare geologia e anche, diciamo, delle discipline geologiche per il reperimento delle risorse naturali. E l'ho fatto ovviamente inizialmente con meno esperienza. Adesso mi piace moltissimo trasmettere ai ragazzi il fatto che la geologia è una scienza non solo attualissima, e conoscere il nostro pianeta serve non soltanto per fruire delle bellezze proprio naturali di cui disponiamo, ma soprattutto per proteggerlo, perché noi sappiamo che questo è un momento delicatissimo. Assolutamente. Quindi parlare di sostenibilità ambientale prima ancora che di geologia è fondamentale. Noi siamo tutti collegati, siamo collegati al nostro pianeta, i geologi hanno moltissimi strumenti per riuscire a conservare questo pianeta in buona salute. Ecco, e sarebbe bello che professionisti come voi venissero ascoltati ancor di più in questo momento, ma soprattutto rispetto al passato, perché in passato secondo me non siete stati ascoltati per nulla. Sì, infatti il problema è che i geologi vengono sempre chiamati nel momento del disastro, ma noi non siamo semplicemente dei professionisti che si occupano dei rischi naturali. Noi intanto ci curiamo di prevenire gli effetti così nefasti soprattutto sulla specie umana, ma siamo in grado anche in qualche maniera di gestire il territorio per mantenerlo proprio in una condizione sostenibile, cioè per lasciarlo in buona salute anche alle future generazioni e per utilizzarlo in maniera, come dire, accettabile, civile. All'interno dell'Università degli Studi Roma 3 tu lavori nel Dipartimento di Scienze, in particolare nella sezione chiaramente di geologia. Ci vuoi spiegare un po' che cosa fate all'interno di questa sezione universitaria? Allora, noi adesso siamo Dipartimento d'Eccellenza per il Ministero della Ricerca e dell'Università, e fondamentalmente abbiamo un progetto comune, che è quello di lavorare sull'antropocene, cioè quest'ultimo periodo che va dalla rivoluzione industriale ad oggi, in cui abbiamo visto che gli effetti delle attività umane sull'ambiente sono stati particolarmente invasivi, e quindi dal punto di vista biologico, geologico, fisico, ci occupiamo appunto di studiare tutti i fattori forzanti che in qualche maniera possono condizionare
cambiare troppo velocemente l'ambiente naturale. E cerchiamo ovviamente di porre dei rimedi, quindi facciamo sia ricerca di base sia ricerca applicata proprio per studiare gli effetti del periodo geologico in cui ci troviamo. Da geologa ad insegnante di geologia, cosa ti piace trasmettere ai tuoi ragazzi? Intanto che il nostro lavoro è utile, è importante, è un lavoro bello, è un lavoro che mi ha permesso di girare il mondo, di conoscere non solo la geologia del mondo e la natura, ma anche altre culture. E questo sicuramente mi ha garantito una vita più felice. Ecco, questo è un messaggio molto importante che credo che tutti i giovani, comunque a prescindere dai propri interessi, geologia o meno, insomma, dovrebbero cominciare ad incamerare, perché insomma le menti si aprono quando ci apriamo a nuovi orizzonti. Questo è molto importante. Sveva, che rapporto c'è tra geologi e Agenda 2030, di cui si è parlato moltissimo? Moltissimo. Agenda 2030 sostanzialmente è stata lanciata nel 2016, si occupa dei temi più importanti, delle sfide più importanti del XXI secolo. Le Nazioni Unite hanno aggregato intorno a questi 17 obiettivi dell'agenda 193 paesi in tutto il mondo. Però non sempre è chiaro come le nazioni si devono occupare di questi obiettivi, anche se ci sono, diciamo, delle specifiche, delle spiegazioni molto precise e anche, diciamo, delle azioni che le nazioni stanno facendo. I geologi stanno interpretando il mandato dell'agenda in una maniera molto precisa, si occupano di tutto ciò che riguarda l'interazione tra la terra solida, l'atmosfera, l'idrosfera, anche con diciamo, implicazioni rispetto all'agricoltura. Si occupano di rischi naturali, di reperimento sostenibile delle risorse energetiche, delle risorse minerali che sono importantissime per la transizione energetica. Noi abbiamo per esempio miniere di litio aperte in tutto il mondo che in questo momento stanno producendo quantità inverosimili di minerali che sono importanti per esempio per la tecnologia del solare fotovoltaico o la tecnologia della comunicazione o i trasporti elettrici. Benissimo, ma a che costi? I geologi permettono in qualche maniera di utilizzare queste risorse senza distruggere né l'ambiente né le comunità locali che lavorano in questo tipo di attività. Sveva, diamo ai nostri ascoltatori l'opportunità di conoscere meglio te e il tuo lavoro, chiaramente il sito web scienze.uniroma3.it. Su Instagram siete presente come Dipartimento di Scienze-Roma 3, su YouTube Dipartimento di Scienze-Roma 3 e lo stesso su Facebook. Per chi volesse contattarti direttamente, sveva.corrado@uniroma3.it oppure lo 06 57 33 82 07. Grazie alla professoressa Sveva Corrado dell'Università degli Studi Roma 3 per essere stata nostra graditissima ospite. Grazie ancora. Grazie a te. E noi andiamo avanti con altre storie, mi raccomando, non ci lasciate. Live Social.